Diciamo che oggi è andato tutto molto bene, a parte una piccolissima cosa, era una giornata molto calda, purtroppo all'interno della struttura era veramente difficile starci, però siamo soddisfatti, abbiamo fortemente voluto questa inaugurazione perché volevamo dare un segno che questa struttura l'abbiamo fatta e che ci siamo, quindi io sono molto contento di questo inizio stagione, di questo inizio della storia della Pallavolo Argenta all'interno della sua casa. Dal 2001, con l'avvento di questa nuova dirigenza, con a capo Cavallini, la Pallavolo ha cercato di darci un'identità ben precisa. Le strutture ad Argenta sono quelle che sono, ci si combatte un po' tra i tanti sport che ci sono e la Pallavolo faceva un po' fatica a convivere e a trovare spazi, anche perché dal 2001 i numeri dei partecipanti alla Pallavolo Argenta sono aumentati in dismisura, quindi si è creata proprio questa esigenza. C'è stata la fortuna che c'è stato un gruppo di privati e di imprenditori che hanno creduto in questa avventura della Pallavolo e hanno quindi dedicato parte del loro tempo per costruire questa struttura. Alla fine devo dire che è la casa che ci abbiamo sempre sognato, è la casa ideale per svolgere attività sportive e per fare pallavolo. La struttura prevede la possibilità di allenarsi due gruppi in una volta perché ha due campi, l'eventualità di un campo centrale per partite più importanti, quindi qui noi riusciamo veramente a svolgere l'attività completa e soprattutto, come è stato detto prima dell'inaugurazione, deve essere un centro di aggregazione. Noi vogliamo che i ragazzi non vengano qui a fare l'allenamento fino a sé stante, ma che trovino in questa palestra, in questa struttura, la possibilità comunque di passare del tempo in compagnia o comunque un ambiente sano che credo che al mondo d'oggi ce ne sia sempre bisogno. L'obiettivo della società è incrementare sempre di più i propri iscritti. Noi non lasciamo mai a casa nessuno, anzi, nel senso che speriamo che le persone aumentino e, come abbiamo detto prima, lo sforzo incredibile che svolgerà da quest'anno per i prossimi tre anni con la convenzione con l'istituto scolastico del comune di Argenta stia a testimoniare questo. Noi entriamo dentro le scuole per dare la possibilità a tutti di fare attività motoria, poi se tra questi tutti alcuni piace di più la pallavolo, noi siamo qui, gli diamo la possibilità a qualsiasi età di poter svolgere attività. Il progetto nasce da un'idea, 8, 18 e oltre, partiamo dagli 8 che poi forse partiamo anche da prima anni per arrivare ai 18 e anche dopo i 18 vogliamo dare la possibilità comunque a chi vuole fare attività o che non vuole fare attività, vuole rimanere all'interno di una società facendo volontariato, dando la sua disponibilità come dirigente, come qualsiasi cosa, di fare qualcosa. Noi diamo a tutti questa possibilità.